Bentornati alla notizia di Grande Fratello Vip. Oggi con le ultime notizie liche. Nel cuore della notte i due si scontrano sulle loro differenze caratteriali e sui problemi del loro rapporto. Nel cuore della notte Antonella e Edoardo si ritrovano a letto per scambiarsi coccole e baci, ma vengono presto interrotti da Alberto che, infastidito dalle loro conversazioni notturne mentre prova a dormire, chiede loro di uscire dalla stanza innervosendosi non poco. Dopo essersi spostati nel cortiletto, i due si ritrovano a battibeccare sulle loro differenze caratteriali e sugli atteggiamenti che infastidiscono uno o l'altro. Mentre sono abbracciati, Edoardo, notando il nervosismo di Antonella, intavola il discorso: «Non ce la faccio più a fare queste cose, ti innervosisci ogni giorno per qualcosa». Anche Antonella, di tutta risposta, sembra non apprezzare molti dei comportamenti del giovane romano: «Te lo fai mai un esame di coscienza?». Inizia tra i due un confronto sulle cose che nelle ultime ore li hanno portati a scontrarsi, dai gruppi per la prova di ballo alle persone con cui entrambi si confidano. Antonella ammette di essere infastidita dalla scelta di Edoardo di confidarsi con Jaele in merito ai suoi attriti con Antonino: «Parli più con le amiche che con una ragazza che ti piace?». «Io con te di Antonino non ci parlo proprio», ribatte Edoardo. «Io non vedo che le cose stanno andando bene», continua Antonella, mostrandosi scontenta dell'andamento del loro rapporto ed elencando altre questioni che li portano sistematicamente a scontrarsi. «La cosa ancora più grave è che tu non racconti le cose, noi siamo diversi in questo», continua, convinta che le loro differenze caratteriali stiano diventando un ostacolo. «Penso che tu sia una persona che non porta rispetto, sei incoerente», continua l'ex schermitrice, riferendosi alla lunga conversazione notturna di Edoardo con Jaele. Visti questi presupposti, Antonella ritiene che anche il suo rapporto di amicizia con Antonino non debba essere un problema. Mentre due continuano a battibeccare cercando un modo per far funzionare il loro rapporto, concludono la loro conversazione scambiandosi coccole e baci come se nulla fosse successo. Come si suol dire, l'amore non è bello se non è litigarello. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.